Al nostro Caffè 900 stasera raccontiamo la storia e i successi di un'azienda di Rosta, siamo in provincia di Torino, la Sirena SPA, che si occupa di segnalazione acustica e luminosa nei settori industriale e automotive. In nostra compagnia la dottoressa Bruna Berger, buonasera, benvenuta, Buonasera. amministratore delegato, e il dottor Fabio Salomone, grazie, buonasera e Buonasera. benvenuto, direttore operativo della Sirena SPA, azienda di cui adesso conosceremo meglio la storia e appunto i riconoscimenti. Partiamo proprio da questo primo aspetto, perché dagli anni 70 nascono le vostre radici. Esatto, Sirena è stata fondata nel 1974 dalla famiglia Garnerone, che è il fondatore, e poi seguito dai suoi successori fino ad oggi. È un'azienda leader nel settore, nella segnalazione acustica e luminosa, appunto, come ha detto lei, del settore sia industriale che automotive. In tutti questi anni l'azienda ha realizzato moltissimi prodotti con diverse tecnologie, ed è arrivata oggi ad essere un'azienda riconosciuta come leader a 360 gradi in tutte le applicazioni dove possono essere impiegati appunto i nostri prodotti. Il Qual è stato il primo prodotto che ha fatto la storia, si può dire? primo prodotto era un clacson di una motocicletta adattato a sirena, quindi il fondatore ha avuto questa idea geniale, prendendo uno scarto di una motocicletta e dicendo perché non utilizzarlo come segnalatore. E così fece, funzionò e ci furono tantissime vendite e fu solo l'inizio della storia di una grossa azienda come è Sirena. Direi che fu una buona idea. Ottima idea, sì. A quanto pare. Per quanto riguarda la customizzazione, dottoressa Berger, si può dire che siano prodotti creati ad hoc in alcuni casi? Esatto, noi facciamo sia prodotti standard per il nostro mercato oppure anche prodotti private label, quindi capita molto spesso che dei big di altri settori vengano da noi per farsi fare la progettazione di un prodotto dedicato, per cui noi facciamo sia la progettazione che poi in seguito la produzione, tutto private label. Vi arrivano delle richieste anche difficili da realizzare? Sì, delle sfide sempre difficili, ma molto, che ci danno molte soddisfazioni. Posso immaginare. Passo la parola al dottor Fabio Salomone perché vorrei sapere un po' che rapporto avete con l'innovazione, con la ricerca, con la tecnologia. Sirena, sulla parte innovazione punta molto, fa il suo cavallo di battaglia. Oggi abbiamo un reparto ricerca e sviluppo decisamente avanzato. Abbiamo acquisito dal Politecnico di Torino una squadra di ingegneri elettronici e meccanici affinché si possano affrontare le continue sfide che il mercato propone. Progettiamo sia la parte elettronica che poi tutta la parte meccanica, quindi fino al design del prodotto, fino alla sua produzione. Oggi Sirena produce 1.400.000 pezzi all'anno che, per dare un numero un po' più vicino alla nostra realtà, 6.000 pezzi al giorno vuol dire che escono dallo stabilimento di Sirena, che passano quindi nelle mani degli utilizzatori finali. Oltretutto, questi 6.000 pezzi sono anche testati day by day dalle persone Singolarmente. singolarmente, e quindi facciamo anche dell'aspetto qualitativo un importante punto per mantenere il brand comunque sempre elevato. Si possono definire prodotti low cost? Assolutamente no, Sirena non vuole andare a competere con il mercato low cost, ma spinge sempre sul mercato altamente tecnologico, quindi ci interessano le sfide tecnologiche e non andare a coprire quei numeri che oggi i mercati asiatici danno e fanno concorrenza. Dottoressa Bruna Berger, per quanto riguarda i mercati, percentualmente Italia, estero? Abbiamo un 50% delle vendite fatto sul mercato nazionale e un 50% fatto sul mercato estero. Noi lavoriamo con più di 70 paesi nel mondo, abbiamo ovviamente delle nazioni su cui il fatturato è più importante, ma comunque stiamo spingendo sulla parte commerciale per arrivare ad essere, a coprire il mercato come stiamo facendo in Italia. Giusto, quindi a 360
tutto tondo a 360 gradi che già in Italia è fortemente sviluppato. E avete un indotto di oltre 10.000 persone. Sì, lavoriamo, noi assembliamo internamente, quindi un prodotto made in Italy fatto tutto nello stabilimento di Rosta, aiutati da un indotto di 10.000 persone, quindi tutto quello che è lavorato prima della parte di assemblaggio viene fatto in esterno. Quindi date lavoro anche a tante persone. Moltissime persone, non è un aspetto da poco questo, per il territorio poi soprattutto. Sì, l'azienda è convinta che puntare sul territorio nazionale sia la scelta giusta, nonostante molte aziende vadano all'estero e puntino sui mercati dove magari la manodopera è a basso costo, noi pensiamo sia il caso di puntare in Italia. Perché credo che Rosta sia una piccola realtà con non molti abitanti. Sì, non sono molti gli abitanti di Rosta, non ho il numero esatto. Quindi siete un po' un riferimento nel paese, sì, per così dire. Parliamo invece di futuro, dottoressa Bergé. Qual è la visione che avete dei prossimi anni? Sirena vuole arrivare a creare l'esigenza di qualcosa che ancora sul mercato non c'è. Quindi vogliamo inventarci un prodotto, proprio come fece il fondatore, per creare qualcosa di nuovo. Quindi oltre a quello che già avete, trovare nuovi prodotti. Concepire la segnalazione in maniera completamente innovativa e stiamo lavorando tantissimo su questo aspetto. Va bene, io ve lo auguro, ma sarà senz'altro così. Grazie dottoressa Bruna Bergé, grazie per essere stata grazie con lei. Noi. Grazie anche al dottor Fabio Salomone, grazie a lei. Rispettivamente l'amministratore delegato e il direttore operativo di Sirena S.P.A., questa perla torinese che serve veramente tante aziende in Italia e all'estero. Questa duplice anima, questa capacità e vocazione verso l'export è una cifra anche degli amici che stanno raggiungendoci nel nostro Caffè Novecento.